Senta, la RAI ha fatto una campagna contro di lei, posso dire, nel TG1, assurda, nel senso che lei può avere tutti i difetti di questo mondo, però se mi metto a fare di punta a qualsiasi regione la Ah massacro. no, guardi, c'era una motivazione Però lei... politica vergognosa. No, vabbè, Ringrazio adesso... Dio che sia cambiato Lei non ha mai incitato per non pagare il quel canone, direttore del vero? TG1, assolutamente mai. Perché non l'ha mai fatto, nonostante fosse preso Perché di... io sono convinto che alla prestazione di un servizio debba corrispondere ovviamente il pagamento di un Che avrebbe canone. potuto dirlo, eh? C'è poco da fare. Devo dirle che là è stata una vergogna quel responsabile di quella comunicazione, che è stato sostituito, ha fatto crollare l'audience In di quel Sicilia, telegiornale in Italia, in Italia. anche in Sicilia, ma mi hanno dato ragione anche i giornalisti della RAI, che hanno riscontrato una faziosità Esclude un suo che futuro da aveva. ministro? Guardi, il mio presente e gli ultimi anni mi hanno fatto raggiungere, come dire, la funzione pubblica più prestigiosa e importante per un siciliano, perché fare il presidente della regione a Servire la statuto Sicilia. speciale, di una regione nella quale i poteri sono concentrati a Palermo, anche se sono stati svuotati di significato in 60 anni di non autonomia, perché sono stati 60 anni di centralismo governato, applicato in Sicilia per interposta persona, perché veda, se il governatore, se il governo regionale non ha un'anima e una maggioranza autonomista, cosa che avviene in Catalogna piuttosto che in Trentino Alto Adige, se è guidato attraverso i propri uomini dai partiti nazionali, beh, è chiaro che quell'autonomia non può avere speranze, viene predicata, viene proclamata, viene presentata, ma sicuramente non viene esercitata. Io sto cercando di invertire una tendenza, è durissima, ne vedo di tutti i colori, mi assestano colpi Sì. Vabbè, di alcuni tutti però li ha anche schivati i perché è pesi, ma sì, poi stato... li vado schivando perché ormai, come dire, ho Senta, una certa agilità. la mafia che è un tema a lei caro e uno che l'ha sempre combattuto obiettivamente, e si dice è un fenomeno in decadenza. E due domande. Uno, è vero che c'è questa decadenza a favore dell''ndrangheta, secondo lei? Due, nel turismo è entrata? Turismo siciliano. Ma guardi, devo dirle questo, che l''ndrangheta stia avendo il sopravvento, certo non mi fa piacere, non mi fa piacere che il primato passi, non è Uno una questione all'altro, di primati, certo. potrei avere piacere se queste male piante venissero debellate. Mi rendo conto che oggi è più difficile combattere l''ndrangheta per quella sua radice, quell'organizzazione su base Capillaria. familiare e per questa sua ormai conquista, tra virgolette, di molti mercati del nord e, come abbiamo visto, in Germania, anche di altri, di tanti, tutti forse gli altri paesi europei. Per quanto riguarda la mafia, veda, c'è una repressione che non può che continuare e io credo che in questi anni le forze dell'ordine hanno arrestato tantissimi mafiosi, per cui la mafia ha avuto uno sbandamento, un indebolimento notevolissimo. Certo, Quindi è il vero. fuoco cova sotto la cenere, non bisogna mai mollare la guardia e soprattutto mai abbassare la guardia, e soprattutto ciascuno per combatterla fare il proprio mestiere. Se i politici pretendono di fare i magistrati, se i giornalisti pretendono di fare i politici, eccetera, finisce che nessuno sa cosa fa e nessuno fa il suo dovere. Corretta amministrazione, corretta ed efficiente amministrazione, buona comunicazione, repressione da parte della forza dell'ordine, ovviamente sotto la guida della magistratura, e poi la scuola, la formazione, la consapevolezza che deve, come dire, conquistare le nostre menti, che certo tutto è la mafia tranne che progresso, tranne che benessere, che è sicuramente il fattore più penalizzante sul piano culturale, psicologico, dell'immagine, ma anche del portafoglio della nostra terra, oltre che essere ovviamente il crimine organizzato più vergognoso e disumano che ci possa Senta, essere. due ultime cose. Allora, si parla di voi, un po' ha già risposto, per chiudere, sui giornali spesso associati alla, si dice casta, ecco la Regione Sicilia. Un po' mi ha già risposto sui provvedimenti che avete preso, però poi il binomio che la penalizza un po' veramente, se mi posso permettere, è quello, cioè che si assimila il concetto di casta
a Regione Sicilia. Diamo un messaggio forte. La Regione Siciliana è la regione che avrà sicuramente il tasso di dipendenti, il numero di dipendenti in proporzione più alto forse d'Europa. Ma si riconosca che questo governo, che presiedo per la prima volta nella storia della regione, ha approvato prima una serie di deliberazioni, ma poi nel dicembre del 2008 noi ci siamo insediati. Io ho vinto le elezioni ad aprile, il governo mi pare che sia insediato a maggio o qualcosa del genere, noi a dicembre abbiamo approvato la legge, ma già precedentemente vigevano degli atti deliberativi, di blocco delle assunzioni nella regione e anche negli enti partecipati e governati e controllati dalla regione. Quindi non c'è più, sarà turnover? Questo. Dovrà ridursi il personale della regione, dovrà ridursi, dovrà riqualificarsi, cioè, e legge, e nell'arco di 10 anni, vista l'età media del dipendente regionale, noi arriveremo a livelli fisiologici. Nel frattempo, certo, se scompariranno, se ne andranno tutti in pensione gli avvocati piuttosto che i commercialisti, bisognerà surrogarli, quel numero minimo, all'interno di una pianta organica del 2020, perché dobbiamo restare nell'ambito di una pianta organica di prospettiva, così come questa capacità programmatoria dobbiamo averlo ovviamente in tutti i rami dell'amministrazione regionale, che dovrà dimagrire enormemente, perché se noi passassimo competenze, denaro e personale agli enti locali, quantomeno il sistema funzionerebbe in maniera molto molto più efficiente, perché più vicina e più sotto il controllo dei cittadini. In quanto al resto, veda, non c'è dubbio che di caste che fanno e disfano quello che vogliono, non dimentichiamo che buona parte delle origini di questa straordinaria crisi che investe il mondo intero e anche il nostro paese, la radice di questa crisi è finanziaria, sta nei potentati finanziari. No, io sto rispondendo partendo da un'analisi più generale. Ma io voglio dirvi, i banchieri di banche che hanno, a proposito delle caste, dei privilegi, lasciamo perdere la qualità della vita, perché se io la confrontassi con quella di un qualunque manager, di un qualunque giornalista, di un qualunque imprenditore, ma francamente ci sarebbe da piangere, perché la mia vita francamente è molto complicata, me la sono voluta, mi fa piacere, se non lo sentissi di fare non lo farei, e quindi non solo non me ne lamento, ma sono consapevole e lieto di fare questa vita, ma voglio dirle, al di là di questo, ci sono banchieri che se ne sono andati via con decine di milioni di buonuscita. Quindi la casta non siamo solo. Hanno percepito milioni di euro di indennità. I risultati delle loro banche sono stati fallimentari talvolta, e si va a guardare alla pagliuzza che sì, sta non è tanto pagliuzza, però vabbè. No, non è pagliuzza, perché veda, qua ci si scandalizza per 10-15 mila euro, poi vedremo nei dettagli, sottratte le tasse eccetera, quanto percepisce un presidente di regione che governa un bilancio di oltre 25 miliardi di euro, a quali rischi va incontro, quali responsabilità si assume per una delle 100 firme che appone su decreti e provvedimenti vari, certo, molto spesso basandosi su rapporti di fiducia con chi redige quei documenti e dando un'occhiata che certo non può essere un esame approfondito di quel, di quel documento, considerato poi il tenore di vita, le incombenze, gli adempimenti che hanno. Però lei è sobrio, devo dire, uno stile sobrio lei. Ma non è che io ho uno stile sobrio, io scendo troppo, secondo me, da un divani che sta nel mio palazzo, del quale si è detto mega appartamento più o meno imperiale. No, io non sto al piano nobile degli Orleans, io sto al piano di sopra in un sottotetto molto umido di 2 vani, dove trascorro molto spesso dall'1 di notte alle 7:30 di mattina, perché all'1 di notte poi mangio un boccone, se non l'ho fatto prima, e leggo un poco. Certo. Poi vado a letto, trascorro il resto del giorno o in giro per la Sicilia o a Roma ad incontrare ministri, sottosegretari, imprenditori, dirigenti e quant'altro. Poi 24-48 ore alla settimana torno a casa a Catania, dove mi occupo di problemi politici e istituzionali di domenica, non avendo altri giorni, e vivendo 5 giorni a settimana da solo, se non vado a mangiare a un ristorante per incontrare dei deputati, come è successo oggi, la sera a Palermo, come dire, voglio dirle, sarà il mio pasto fatto da un'insalata e da una bistecca quando ho tempo di cucinarmela, piuttosto che un uovo fritto,
quindi insomma e qualche volta mi posso godere qualche viaggio perché mia moglie mi pone dinanzi all'out. Ho questo biglietto comprato un anno fa, o lo gettiamo o andiamo, che so io, in Marocco piuttosto che in Germania. Ultima cosa, la Madonna di oggi, Lady Gaga, che è la cantante più famosa al mondo, quella che è la Madonna, diciamo, la corrispettiva di Madonna. Ha dichiarato, ha di origini siciliane, di nonni siciliani, di naso, ha dichiarato vorrei sposare un siciliano, e poi ha detto voglio comprare casa in Sicilia, è una terra straordinaria, le origini siciliane non si possono dimenticare. E vi fa una grandissima pubblicità. Cosa dice questa star mondiale? L'accoglie se arriva in Sicilia? Ma io mi auguro che, come dire, venga presto, l'accoglierò a Palazzo d'Orléans, sarà ospite nostro almeno per un paio d'ore. Mi fa piacere sentire che... Sono veramente onorato di quello che dice, mi fa molto piacere, sono compiaciuto del fatto che lei non abbia dimenticato, come capita per la gran parte della gente che è nata o i cui antenati sono nati in Sicilia, non ha dimenticato le origini siciliane. Sono ben lieto che compri una casa. Questo magari... orgoglio, cosa di fronte a tanti attacchi che ha subito, invece questo orgoglio di un'italo-americana, come ce ne sono di italo-siciliani, milioni, questo orgoglio della sicilianità di un americano la stupisce? In fondo siete stati ritratti come mafiosi nei film, eccetera. Invece viene fuori che con un idolo dei giovani ci tiene e lo ribadisce, la stupisce? Assolutamente, questo capita nei nostri emigrati di terza, quarta generazione, magari quelli di prima generazione hanno ancora un ricordo forte di una terra in cui forse c'era molta fame, per cui si era costretti a fuggire e ad emigrare a costo di sacrifici ovviamente immensi, e però poi le origini, le radici, il sangue, la storia che magari i nonni hanno raccontato ritornano nella mente, e una donna così, di così grande successo parla di tornare in Sicilia. Esatto. Lei chissà quante ville nella sua provincia, in quella di Palermo, in quella di Ragusa ad esempio, sarebbero degne di ospitarla, perché... Comunque lei la invita a Palazzo d'Orléans. La invito a Palazzo d'Orléans, la invito in una delle straordinarie dimore della nobiltà palermitana, che sono perfetto, molto spesso restaurate, aperte e degne di ospitare una donna. Quindi massima ospitalità. Così brava come lei. Ultima cosa, su Sky... Ma questo vale per tanti altri che vengono. Io uso Lady Gaga perché vale per l'idolo tutti. Giovane e la Sicilia deve attrarre i giovani, quindi... Quindi poi insomma è la cantante in questo momento mondialmente più famosa, e quindi per voi è una testimonial, di fatto per voi è una testimonial. Ho chiuso con una riflessione. Basta anche nei film, binomi siciliani mafiosi, c'è il bellissimo film purtroppo bellissimo film di Scorsese che va su Sky, che si chiama Boardwalk Empire, che ancora è mafia anni 20, molto estetizzata, eccetera. Cioè, però basta, non so se fa business, però non so se... Ma non c'è dubbio che è un filone, che sia nelle fiction televisive, sì, che nei grandi film, eccetera, fa cassetta, ma il danno che fa alla Sicilia è incalcolabile. Non gliela voglio tirare di bocca, è convinto di questo? Sono fermamente convinto di questo. Il danno che fa alla Sicilia... Perché la Scorsese cosa dice? Basta, cioè raffigurarci... Ma dico che sarebbe bene che cominciasse ad ambientare in Sicilia e nella storia della Sicilia le tante cose straordinarie che questo popolo ha saputo fare, compresa quella, mi auguro veramente, di una lotta finalmente vincente contro la malapianta della mafia. Si ispiri a Federico II, si ispiri ai tanti magistrati che, per carità, non soltanto quelli che hanno perso la vita per colpa della mafia, ma quelli che anche oggi, giorno per giorno, la combattono arrestando da Provenzano ai suoi più stretti affiliati e facendo risultare le persone per bene. Presidente, il mafioso è vestito elegante, molto raffinato, molto chic, e il poliziotto è uno sfigato. Alla fine passa sempre il solito messaggio, in questo film è di nuovo così. Ma è sbagliato, perché avete visto come viveva Provenzano, nutrendosi di verdure, è costretto a vivere nascosto. Io dico semplicemente una cosa, che mi spiace che una mostra di fotografie molto belle che un mio amico giornalista, che poi è morto prematuramente per un infarto, non abbia potuto poi avere il successo che meritava. Questa foto metteva insieme
questa mostra metteva insieme una serie di personaggi che magari avevano creduto che la mafia potesse socialmente promuoverli e fargli indossare il doppio petto, il vestito elegante o la macchina di lusso, ma che finivano tutti ammazzati o al carcere duro. Non è un affare entrare in quel meccanismo micidiale, perché poi alla fine, in cambio di una illusione di potenza esercitata questa potenza con la violenza che ti porta anche a spegnere vite umane, beh, si conclude tristemente, o nel sangue o nella galera. No, no, noi vogliamo chiudere con la speranza. E quindi voglio dire, di speranza, auguro che Scorsese e altri, sforzandosi un poco, uscendo da certi cliché, cercando di vedere insieme al nero soprattutto il bianco, esaltino il bianco, esaltano le tante positività che nella nostra storia, ma anche e soprattutto nel nostro presente ci sono. Ad esempio il successo del turismo e i consensi che noi alla stampa estera ogni giorno raccogliamo. Ogni giorno, quasi ogni giorno. Questo glielo faccio. Grazie Presidente. Grazie a lei.